Buongiorno, oggi è venuta a trovarci Cosetta Zampieri, benvenuta. Buongiorno a te. Intanto, da dov'è che arrivi? Da dove arrivo? Da molto lontano, nel senso che se intendi logisticamente. Abito a Mogliano ora, ma sono originaria di Mestre, quindi, e poi lavoro a Venezia, quindi questo è il mio modo di vivere e di essere. Ho lavorato per un tempo abbastanza lungo a Montagnana, ho esercitato anche lì. Stai attenta, come educatrice operi da anni presso il Convitto Nazionale Foscarini di Venezia. Che ruolo ricopri in questo prestigioso istituto? È un ruolo come dice la parola, di educazione a tutto tondo, sia dal punto di vista della cura nella crescita dei ragazzi che vanno dai 6 anni ai 18 alla fine del percorso e anche di assistenza alla didattica nelle varie fasi d'età, e questo è il lavoro che svolgo qui. Nasco però molto indietro come educatore nel sociale, cioè non sono stata sempre un educatore scolastico che ha che richiede una professionalità diversa. Nasco proprio come educatore in quelle che sono le aree del disagio minorile o funzionale. Senti Cosetta, tu sei anche una poetessa, ti sei sempre occupata di poesia e hai scritto libri di poesie. Voglio ricordare il libro Fragili Fiori, e hai ricevuto anche per le tue opere premi speciali in concorsi letterari. Va detto anche che i tuoi testi sono presenti in alcune antologie anche in lingua inglese, e tra cui l'Almanacco delle Muse dei Poeti Italiani nel Mondo. Da dove ti arriva questa profonda passione per la poesia? Ma io credo che la poesia e la pedagogia siano sorelle, sostanzialmente. Siano la faccia, cioè due facce della stessa medaglia. Derivano da un antico verbo greco, che è il verbo poieo, la poesia, no? Il fare. E della poesia mi piace questo. Mi piace questa connotazione del fare, che non è altro che la parte più bella del lavoro educativo, che è la parte poetica. Senza la parte poetica, dal mio punto di vista, non c'è educazione, che non è poetica nel senso sdolcinato dell'idea, della paideia, così. Ma quello dello sporcarsi le mani, cioè quello di stare veramente dentro le cose difficili, le cose dure, perché la poesia va nelle cose difficili, nelle cose dure, e non è un caso che lavorando nelle cose dure è nata poi la poesia, o quantomeno la coscienza del fare poetico o di averlo in qualche modo, o di poterlo utilizzare. È stato un percorso, cioè incontrare la pedagogia, incontrare questo tipo di lavoro, mi ha fatto incontrare la poesia che c'era e mi ha fatto capire dov'era. Poi giustamente tu dici c'è quel libro, ci sono queste esperienze. Poi io lì non ho accettato di definirmi poeta, non avevo mai accettato che mi chiamassero poetessa o mi dicessero sei un poeta, malgrado facessi delle cose, perché non me lo sentivo sulla pelle, non era questo. Devo dire che adesso, dopo 15 anni da questa esperienza, dove ho pilotato di più la mia visuale verso la curiosità verso gli altri, e ho incontrato anche voi in questo senso, cioè la curiosità verso gli altri, il leggere, il guardare, mi ha fatto capire che ci voleva un sacco di lavoro
cioè che il talento non era sufficiente, ma che bisognava, per dire che, o accettare di essere definita come tu mi hai definito adesso, ci voleva un grandissimo lavoro, anche inconsapevole, anche non programmato. Bisognava che io vivessi e che fossi curiosa del mondo. Adesso, ti dico la verità, dopo 15 anni da quell'uscita del 2015, guardo il mio lavoro che non ho più pubblicato, ma lo guardo come si guarda un lavoro di questo tipo. In realtà tu realizzi poesie e hai realizzato incontri poetici sia singolarmente che con altri autori, anche nell'ambito di eventi artistici, ne avevamo parlato, e di esposizioni. Quanto è importante questa tua produzione poetica e letteraria? Che ricordi hai? I ricordi sono quelli degli incontri, delle immagini, della conoscenza, e devo dire di una definizione che mi è stata data e di cui non ero cosciente e che riconosco adesso, che è quella del nomadismo. Cioè, io non pensavo di essere no, nomade, francamente, perché sono una persona molto razionale e ancorata. In realtà adesso penso di aver capito questo tipo di definizione su di me, il nomadismo, che è null'altro che il nomadismo della conoscenza, cioè la curiosità è qualcosa che mi guida sempre, e poi è quella cosa che mi permette di mettere insieme i fili del pensiero, delle emozioni. Le mie sono quelle degli altri e di riconoscerle soprattutto negli altri e in me stessa. Da anni tu fai parte della giuria del nostro concorso Lagunando. Con te abbiamo, nei momenti di lavoro, nei momenti anche conviviali, abbiamo parlato di alcune cose. Hai sempre avuto interessi per la poesia, ma anche questo elemento del nomadismo mi è sempre interessato moltissimo. Volevo chiederti però, che idea ti sei fatta della qualità delle opere presentate, soprattutto delle opere poetiche presentate in questi anni al nostro concorso? Allora, parto un po' più indietro dalla tua domanda. Parto da quando, perché io vi ho seguito come spettatrice prima ancora di essere dentro alla giuria. Mi è stato detto c'è questo concorso, io sono venuta a vedere le premiazioni, anche se non avevo nessuna, fin dalla prima vostra, dal vostro lavoro all'Union Lido. Devo dire che è stato. Non avrei mai pensato poi di andare, di trovarmi dall'altra parte in qualche modo, no? Anche lì ha giocato la curiosità di vedere come poi. Mi piacciono molto le cose che nascono, ecco, una delle caratteristiche della mia vita, se dovessi guardarla, è proprio. Mi piacciono le cose che nascono e mi piacciono i progetti, cioè i progetti sono quelle cose che riescono a Ti è coinvolgermi. capitata bene allora. Che mi coinvolgono perché questo mi è capitato nella scuola, di fare una scuola, di fare un centro per handicap, di fare delle cose, ma non perché volessi fare chissà che, ma semplicemente perché mi intrigava il progetto, cioè la costruzione di qualcosa. Qualche volta infatti dico, ma perché io ho sempre bisogno di costruire qualcosa, cioè, che non sia. Però ecco, poi quando sono arrivata da voi e ho fatto due edizioni, questa è la terza, due edizioni con voi, ho dovuto imparare a stare dall'altra parte e quindi all'inizio guardavo le opere con un occhio, come posso dire, poco esperto nel cercare, no? Leggevo e poi, ecco, la prima volta, soprattutto il primo anno, avevo letto, avevo fatto delle valutazioni, dopodiché le ho rifatte tutte perché avevo capito cioè, che avevo usato dei registri e delle cose che non erano adeguate.
Quindi ho imparato in qualche modo a, tra virgolette, un po' guardando anche poi il vostro lavoro, come eravate. Il secondo anno devo dire che mi ha guidato più la parte emotiva, ho trovato delle opere che mi hanno affascinato molto dal punto di vista emotivo, cosa che non mi era capitata il primo anno perché forse ero più impegnata a sentirmi adeguata a questo compito o a imparare a farlo, come posso Certo, dire, certo. proprio perché non avevo, io non sono partita con un'idea di valutazione, no? Perché non la faccio, ecco, il mio lavoro non valuta, non dà i voti. Lavorare sulle emozioni, non sul voto. E ho dovuto imparare a dare una valutazione come giurato. Devo dire che il secondo anno mi è piaciuto moltissimo, proprio perché mi sono lasciata coinvolgere nella conoscenza di queste opere. Cara Cosiddetta, tu hai anche lavorato nel settore sociale e ti sei occupato dei problemi dei disabili e dei minori, problemi duri come li hai definiti tu. Come vedi questo particolare periodo di Covid, di pandemia, nei confronti, in riferimento a queste tematiche? Credo che il disagio sia una forma di solitudine spesso. E se tu mi chiedi cosa può comportare all'interno di queste realtà, la mancanza della socialità, dico che è pesante perché ma anche nella crescita dei ragazzini è pesante la mancanza di socialità. È anche vero che sto facendo una riflessione proprio in questo periodo, guardando i ragazzi come lavorano, sono costretta a guardarli in DAD. Gli insegnanti lavorano, io li osservo, quindi ho dovuto cambiare il punto di osservazione da diretto a mediato e mi sto domandando alcune cose. È tutto negativo? Non credo che sia tutto negativo. È azzardata come ipotesi, ma credo che ci sia una sacca di positività. Fermo restando il disagio. Il disagio è una questione, cioè la normalità trova sempre, secondo me, delle possibilità. C'era un mio docente che mi diceva che l'uomo è l'animale maggiormente adattabile e penso che ne abbiamo una grandissima dimostrazione in questo momento, no? Una grandissima velocità, c'è cioè un cambiamento che la scuola, per esempio, non avrebbe fatto se non in 50 anni, quello che ha fatto in pochi mesi. Vorrei a questo punto allora farti un'ultima domanda, chiederti un commento, una riflessione su questa frase del grande poeta russo Joseph Brodsky, poeta sepolto nel cimitero di San Michele qui a Venezia. Lui dice: "Ci sono crimini peggiori del bruciare i libri. Uno di questi è non leggerli." Cosa pensi di questa frase? Come la commenti? Commento dicendo che è vero perché senza il libro, torniamo indietro a questo, c'è una grandissima solitudine. Senza libri c'è la solitudine, dal mio punto di vista. Senza il libro, non c'è, dialogo o visuale con l'altro e con se stessi. E quindi, il crimine maggiore è proprio non leggerli. Perché non si entra in relazione né con se stessi né con il mondo. Io l'ho vissuta così, cioè te la dico per come sono io.
E come ti sei, cosa ti senti di dire ai giovani, ai più giovani, per invogliarli alla lettura, per invogliarli alla scrittura? Non so se posso raccontarti questa cosa. Certo. Ti racconto questa cosa. Quando lavoravo in un'altra scuola che non era Venezia e facevo l'educatore, dove ho incominciato a scrivere. Abbiamo incominciato a scrivere o a scambiarci delle cose tra colleghe. Avevo una collega che amava fortemente la poesia mi disse: scrivi. Fu lei che mi mandò le mie cose, non le mandai io la prima volta. Mi obbligò a prendere le cose e le mandò. E tra un lavoro e l'altro, tra uno studio e l'altro, passavano queste cose: cosa hai scritto, cosa hai fatto. Non abbiamo detto niente ai ragazzi, eravamo noi così. In questa piccola scuola, era semplicemente una sezione di liceo europeo. E ci avevano anche isolato, messo in una sede staccata, quindi eravamo in un altro contesto, no? E ad un certo punto cominciarono ad arrivare dei fogli. Ci misero dei fogli sopra la scrivania mentre noi a farli tutto. Ed erano delle poesie, ragazzini maschi di 15-16 anni. E cominciamo a leggere, e una, e due, e man mano che arrivavano le cose, cominciavano a scrivere tutti. Non gli abbiamo mai chiesto di scrivere, non gli abbiamo mai chiesto di leggere. Poi abbiamo messo insieme, abbiamo fatto un piccolo testo e li abbiamo fatti partecipare a un concorso di poesia internazionale a Salò, dove la scuola non ci pagò neanche i soldi, cioè dove non ci dette neanche i soldi per farli, per farli scrivere in qualche modo. Ed erano delle cose bellissime. Assolutamente sorprendenti, ma non solamente dal punto di vista intellettuale, ma dal punto di vista linguistico. Abbiamo fatto altro che mandarle. Vinsero questo concorso internazionale a pari merito col professor Giovanni Reale. E io andai prima perché ero a casa, perché ovviamente la scuola, io in quel periodo ero a casa da scuola, e andai il giorno prima e quindi conobbi il professor Reale con l'idea di trovarmi di fronte il mio libro di filosofia di quello che avevo studiato quando ero ragazzina. In realtà trovai un signore di grande garbo e di grande affabilità e lessi di fronte a assessori, professori di mezza Italia, queste poesie di questi ragazzini che non c'erano. E mi hanno fatto questa domanda, esatta: ma come avete fatto a far scrivere questi ragazzi? Ma come avete fatto a far scrivere? Avete fatto dei laboratori? Avete fatto delle... Niente. Noi non avevamo fatto niente, semplicemente noi leggevamo e scrivevamo davanti a loro. E loro hanno capito probabilmente che questa era una chiave per farsi capire, perché venivano semplicemente a dirci chi erano, in una forma diversa. Quando poi uscimmo il professor Reale mi chiamò e mi disse: signora, lo sa che cosa diceva Platone? E io così ho detto: no, cosa diceva Platone? Mi scusi, tante cose, non sapevo cosa rispondergli. Diceva: ho fatto tante cose, ho scritto tante cose, ma l'unica cosa importante per me era la mia scuola. Questo mi disse Giovanni Reale che diceva Platone. E là ho capito. Cioè, come dire, li avete portati qui, ma era la vostra passione verso la scuola che ha fatto scrivere i ragazzi, non null'altro. Questa me la sono sempre portata dentro, come un grande insegnamento. Cioè, non ci sono modi per far scrivere e leggere. C'è solo un modo di stare e di vivere con loro. Questo è quello che ho capito e imparato in questo tempo. Ti ringrazio moltissimo, ringrazio Cosetta per queste parole, ci vediamo presto con il concorso, vediamo di ritrovarci tra di noi naturalmente ancora. Ti ringrazio di cuore, grazie delle tue parole. Grazie a voi.